Amici di Battista 70 Phone, grazie ad LG abbiamo il piacere di recensire l'LG Optimus GT540, terminale Android 1.6 che verrà aggiornato alla 2.1 tramite LG Suite a inizio metà ottobre, non più tardi, ci è stato assicurato da LG. Terminale, come dicevo, entry level con display resistivo che verrà venduto o comunque viene venduto, che mi hanno detto che l'hanno già avvistato, al prezzo di 199 euro. Particolarità di questo terminale è quello di avere un supporto di VIX, cosa che non tutti hanno. Terminale HSDPA, fotocamera da 3 megapixel. Comunque ora andiamo ad estrarlo dalla sua bella scatolina. Terminale dimensioni molto compatte. Peso veramente contenuto, siamo intorno ai 115 grammi comprensivo di batteria. Display TFT da 3 pollici, 256 MB di RAM, 256 MB di ROM, espandibile tramite micro SD. Mettiamolo da parte, dopo andremo a vederlo nel dettaglio. In dotazione abbiamo gli auricolari con jack da 3,5. Li utilizzeremo poi per sentire la radio, dato che il terminale è dotato anche di radio FM. Classico alimentatore da parete che si collega al cavo. Il cavo serve sia per l'alimentatore che per la sincronizzazione e lo scambio dati col PC. Assolutamente ingresso micro USB come ormai tutti i nuovi telefoni. Sono pochi quelli che non si sono adattati. Vediamo il terminale, è fatto in metallo, satinato, possiamo notare la satinatura, veramente molto elegante. Qui abbiamo il bilanciere del volume, parte superiore ingresso del jack da 3,5, parte laterale ingresso micro USB. Qui il tasto della fotocamera, qui un altro tasto che andremo a vedere dopo, praticamente è il tasto cerca. Fotocamera da 3 megapixel con autofocus, non è dotata di flash, ma c'è da dire che le foto vengono decisamente bene. Ne ho fatte un paio, spero domani in una giornata soleggiata, ma non è previsto. Vediamo se riusciamo a testarlo in condizioni buone. Qui sotto abbiamo un microfono, apriamo, batteria da 1500 mAh. C'è da dire che nessunissimo problema ad arrivare a sera, anche in connettività piena. In dotazione una micro SD da 2 giga, non sono molti, ma tenuto conto il prezzo molto basso. Qui abbiamo l'alloggiamento per la SIM. Intanto notare che con adattatore da micro SIM a SIM, il perché ve lo lascio immaginare, funziona benissimo. Per cui sappiamo anche che se avete necessità di usare un adattatore perché avete comprato un certo terminale, sappiate che qui funziona. Andiamo ora ad accenderlo. Tempo che si carichi. Bluetooth 2.1, come vi dicevo, espandibile tramite micro SD. Cos'altro dire? Dotazione della radio FM con RDS, Wi-Fi, GPS, praticamente dotazione completa. Andiamo ad appoggiarlo al tavolo, facciamo, zoomiamo, ok, facciamolo partire. Come vi dicevo, il touch è resistivo, quindi bisogna fare un po' di pressione quando lo si utilizza, ma non una cosa eccessiva, comunque si riesce a utilizzare benissimo. Tasti fisici sono 3, 1, 1, 2 e 1, 3, più due tasti touch per il back e per il... diciamo per il menu impostazioni. Connettività 3G come potete vedere. Siamo in 3G pieno e siamo nella mia sala, quindi direi che più che buono. Andiamo a sbloccare il terminale. Come vi dicevo, terminale dotato di 1.6, aggiornamento a breve. Interfaccia con 7 schermate. Molto ben curata la parte dei social network, qui abbiamo un mix di Twitter più Facebook. Qui invece sono solo i miei aggiornamenti, gli ultimi aggiornamenti Twitter e Facebook, quindi li potete tenere divisi e visualizzare quelli che vi interessano, o il totale o solo i vostri. Qui
Come vi dicevo, lettore musicale, abbiamo ricevuto una mail, radio FM, fotocamera 3 megapixel, la galleria, l'editor video. Andiamo subito a vedere una cosa che ci interessa. Proviamo ad aprire la galleria. Un attimo per il caricamento. Abbiamo qui le varie foto. Ok, scegliamo una foto, ad esempio. Questa è una foto che ho scattato con questo terminale, vabbè, lasciate stare il soggetto, è una scarpa. Però vi volevo far notare come si vedono bene i particolari. Adesso zoomiamo un attimino, andiamo a zoomare, portiamo al massimo zoom. Guardate come si vede il particolare bene della stringa e tutto il resto. La fotocamera, cioè inaspettatamente, perché vabbè, uno pensa 3 megapixel, non sarà ottimale. Ma inaspettatamente è veramente, è decisamente buona, non me l'aspettavo. Possiamo scorrere le foto, qui ce ne sono alcune, vabbè, che ho preso da altri terminali. Qui abbiamo un video, questo è un video in MP4, quindi viene visualizzato normalmente come su tutti i terminali Android. Diamogli un'occhiata velocemente. Cioè dire, i colori sono abbastanza buoni. Possiamo anche fermarlo, vedete un po' di pressione va fatta e qui abbiamo un video, vabbè lo conoscete benissimo, vabbè fermiamolo pure, questo è un video in AVI, quindi come vedete abbiamo il supporto all'AVI. Abituato capacitivo, ogni tanto bisogna fare un po' di pressione supplementare per tornare indietro. Vabbè, non sto a girare, vi faccio sentire la musica. L'audio è veramente buono. Siamo una canzone che a me piace molto. Andiamo avanti. Dicevo, la musica, il volume è buono, non è altissimo, però è una buona potenza. Ok, possiamo uscire da qui. Dicevo, qui abbiamo un attimino, vabbè, i video li abbiamo già visti. Direi che la parte multimediale non è assolutamente niente male. Andiamo a attivare la radio. Prendiamo ora il nostro auricolare. Lo so, adesso lo infiliamo subito. Ok, abbiamo infilato l'auricolare. Qui possiamo spostare la stazione. Ok, ah, non l'avevo accesa. Accendiamo la radio. Scusate, un attimo di imbranamento, colpa mia. Possiamo ascoltare. Qui possiamo girare oppure scorrere. Vedete, anche lo scorrimento è veramente veloce. Sentite che il volume è veramente alto, adesso possiamo anche spegnerla. E vi dicevo, come dotazione niente male perché abbiamo anche la radio FM. Questi sono i tasti, abbiamo i vari tasti per muoverci nel menu. Tasto home, siamo tornati alla home, qui abbiamo la nostra home con il meteo e con le varie previsioni dei giorni, si appoggia da QWeather, quindi vabbè, è abbastanza affidabile. Android System Info, va bene, l'ho installato io per vedere un attimino la memoria e tutto il resto. Abbiamo, come vi dicevo, 256 MB di ROM e 256 di RAM. Ho la batteria quasi morente, speriamo che ci aiuti ad arrivare alla fine. Come vi dicevo, le 7 pagine. Abbiamo già dei programmi preimpostati, la funzione telefonica. Facciamo una telefonata veloce, chiamiamo il 190. Sblocchiamo la tastiera, mettiamo l'altoparlante. Lo sentite anche con il viva voce, decisamente buono. Vediamo la messaggistica, nuovo messaggio. Come vedete, abbiamo l'XT9, va fatta un po' di pressione, ma c'è da dire che funziona decisamente bene. Proviamo a vedere il landscape. Landscape invece abbiamo la QWERTY e
E anche qui nessunissimo problema, cioè vi dicevo è un resistivo, dovete fare un po' più di pressione, ma non c'è nessun problema, cioè è comunque un buon touch, non è una pressione esagerata. Qui sopra abbiamo la tendina in cui abbiamo la possibilità anche di attivare e disattivare le varie connessioni, GPS, Bluetooth, Wi-Fi oppure i suoni, possiamo scegliere la modalità che preferiamo. Ok, scusate. Qui sotto c'è il conteggio delle mail, però vabbè, questa è una classica tendina di Android. Navigazione internet, decisamente buona. Andiamo ad aprire direttamente il nostro sito dai preferiti. E ho riscontrato una buona velocità. Adesso vabbè, siamo in 3G, come al solito siamo in una zona non eccezionale, la mia sala. Ovviamente non abbiamo il multitouch a disposizione. Ma la navigazione internet è ben supportata e comunque vedete molto veloce anche l'accelerometro e lo scorrimento non è assolutamente niente male. Okay, possiamo tornare nella home. Qui è il tastino per collegarci ai nostri, vedete, abbiamo attivato i nostri social network, Facebook, Twitter, possiamo aggiungerne altri. Io non ne ho altri, ho solo questi due, quindi vabbè, programma Foursquare già installato. Qui abbiamo il menu, cosa molto intelligente, diviso per tipologie. Abbiamo comunicazione, i multimedia, i vari accessori, le applicazioni. E questo vabbè, download perché l'ho scaricato io. Cioè, direi che è veramente organizzato bene. Quando ci arrivano dei messaggi li possiamo ricevere qui, da qui possiamo sempre comporli, come avete visto con il nostro XT9. Rispondere, cancellare, fare tutto quello che ci serve. Abbiamo un bel reader, coming soon. Insomma, sono già dei programmi preinstallati che sono molto comodi. Oppure abbiamo questo programma che è un app remover se vogliamo disinstallare delle applicazioni che abbiamo installato e non ci servono più. Io ne ho installate solo due in questo momento. Ad esempio, voglio disinstallare Vodafone Widget. Disinstallazione completata in maniera molto veloce. Molto comodo come programma. Ad esempio c'è già installato la PN Droid, Astro, poi abbiamo il nostro classico widget per liberare la memoria. E comunque vi dico, io l'ho utilizzato tutto oggi, mai avuto nessunissimo problema di memoria. Con la batteria siamo un po' in crisi, ma penso che arriveremo alla fine tranquillamente della video recensione. Abbiamo addirittura un editor video per editare i nostri video. Storyboard, filmato musicale, taglio, insomma possiamo fare varie cose. Ripeto, un terminale molto completo. GPS l'ho utilizzato, non ha nessunissimo problema. Ho provato con Google Maps, aggancio rapido, ho provato la navigazione, niente da dire, funziona tutto in maniera egregia. Conclusione, un terminale entry level adatto a chi vuole sperimentare la Android come sistema operativo. Costo veramente molto contenuto. L'unica, vabbè, pecca tra virgolette, il display resistivo, però vi dico, non è un resistivo vecchia maniera, infatti non è neanche dotato di pennino e non serve neanche, perché vedete che in ogni caso lo scorrimento è abbastanza fluido e anche la velocità, nonostante siano solo 256 MB di RAM. Processore da 600 MHz, fotocamera buona, vediamo un attimo qualche impostazione della fotocamera. Comodità del tasto fisico, che non è niente male, possibilità di switchare da foto a video. Qui ci appare, andiamo a cliccare, scusate un attimo. Allora, sì, abbiamo le varie impostazioni in cui possiamo scegliere facendo girare la rotellina. Bella da vedere, è anche molto comoda, abbiamo le varie impostazioni. Fotocamera da 3 megapixel, i video sono in VGA. E anche quelli non sono niente male. Devo dire che il rapporto qualità-prezzo, a mio modo di vedere, è decisamente buono. E con questo concluso, ringrazio ancora LG per avermi fornito il terminale da testare. Un saluto da Loris, alias Battista 70 per Battista 70 Phone. Ciao!